Sconcerto a Mestre e a Punta Sabbioni per l'uccisione in Messico di un ristoratore, Alex Bortoli, di 29 anni, isontino con la famiglia in Germania, ma con la moglie Pamela di Favaro, è stato trovato seviziato e poi bruciato in un campo a 3 chilometri dalla spiaggia di Mazzunte, Osaka. Alex aveva lavorato per 4 anni come chef in cucina nel ristorante sotto riva di Punta Sabbioni e si era sposato il 23 febbraio del 2010 a Favaro. Poi la scelta di andare ad aprire un ristorante in Messico, una terra di cui la coppia si era innamorata. Aperto dal novembre scorso, tutto filava bene al Dolce Vita, la pizzeria che gestiva Alex con l'aiuto di Pamela, fino a quando è scomparso e dopo 4 giorni è stato trovato il cadavere domenica attorno alle 13, ora locale, a 3,5 chilometri dalla splendida spiaggia di Mazzunte. Sul corpo segni evidenti di sevizie che nemmeno il fuoco è riuscito a nascondere. Sul movente ci sono solo ipotesi, forse un prestito non restituito. Il locale stava attraversando un momento di difficoltà. La madre di Pamela sta cercando di raggiungere la figlia sconvolta, che ha raccontato di non avere il sostegno dell'ambasciata. Annientati per il dolore anche a Punta Sabbioni, dove Alex aveva lasciato un bel ricordo e si era fatto apprezzare per le sue doti professionali e umane.